È veloce. Forte. Ha un braccio di metallo. One of the best Captain America stories in the comics over the past probably 20 years is a storyline called The Winter Soldier by Ed Brubaker. The Winter Soldier is a deadly assassin. His identity is sort of masked, and literally masked in this film. His reputation goes back many, many, many years. When you look at Cap's gallery, there's plenty of villains to pick from. The one with the biggest emotional impact is going to be the Winter Soldier. In the film, we reveal who that Winter Soldier is, and it's one of the best reveals in the comics of all time, and it is Bucky Barnes. Bucky Barnes was one of my Howling Commandos during World War II. He's the one guy who actually didn't make it back. Steve Rogers has lost everyone, so that unexpected link, it's a big deal to Steve. They really revived him to be this assassin and use him as a weapon to target Steve Rogers. Ascolta, chiunque sia stato per te e chiunque sia adesso, io non credo che sia un tipo da salvare, piuttosto un tipo da fermare. Non so se ne sarò in grado. So you get this really juicy stuff once Cap realizes who this guy is of, can I fight my best friend or do I try to save him? Che fai? Non chiudere il video, perché ho news sul reboot di Amityville. La TWC Dimension si sta muovendo per sviluppare il reboot di Amityville, appunto, portando nel cast Jennifer Jason Leigh e alla regia Frank Calhoun. Che inglese. Il reboot sarà incentrato sul personaggio interpretato da Jennifer Jason Leigh, una madre single con tre figli che si trasferiranno nella famigerata casa di Amityville. Da quel momento la famiglia sprofonda nel terrore. Il film uscirà in sala il 2 gennaio 2015. E voi? Iscrivetevi al nostro canale YouTube per essere sempre aggiornati sulle ultime novità in uscita. Noi ci rivediamo al prossimo video. Ciao a tutti!